Il tratto di strada provinciale 92 che passa davanti al distributore dell'IP di Sant'Orso compie in quel delicato punto una curva ad S con alberi dalla fitta chioma che invadono la carreggiata. Diversi frequentatori abituali di quel tratto di strada ci hanno riferito di azzardate manovre di alcuni mezzi telonati che per evitare il contatto con i rami bassi della pianta invadono il centro della carreggiata che in quel preciso punto risulta essere particolarmente stretto. Il rischio lamentato dagli utenti è quello di collisione tra i veicoli che transitano in contemporanea, collisione sfiorata già alcune volte, ci dichiara un autotrasportatore che abita nella zona e che quotidianamente per diverse volte al giorno lo percorre. Ma il pericolo non viene solo dall'alto, ma anche dal basso, perché a complicare le cose ci si mette anche una siepe a ridosso del cordolo, cresciuta un po' troppo dal lato strada e che gli automobilisti istintivamente tendono ad evitare allargandosi ulteriormente nel centro strada. A questo punto, per non rendere più pericoloso questo tratto di strada della seconda variante del circuito di Monza, basta che il comune, come chiedono i residenti, venga a fare un po' di giardinaggio estremo.